geografica permanente è stata inaugurata nel 2004 e con l'allestimento di questa mostra è stato possibile effettuare una revisione dei dati di archivio relativi agli scavi archeologici della necropoli picena di Grottazzolina, una realtà archeologica molto importante e relativa ad un insediamento che però non è stato individuato sul terreno. L'insediamento di Grottazzolina è noto dunque soltanto dallo scavo delle tombe picene. E la necropoli è relativa al sepolcreto di una famiglia o più probabilmente due famiglie distanti circa mezzo secolo, quindi due generazioni che avevano guidato all'epoca la casata e l'insediamento di Grottazzolina. La necropoli è databile approssimativamente nel VI secolo a.C., ma alcuni reperti della tomba 19 femminile e della tomba 20 maschile potrebbero anche risalire alla fine del VII secolo a.C., indizio che potrebbe documentare la presenza di un nucleo più antico di tombe. La tomba 19 e la tomba 20 sono dunque le tombe più antiche, appartenenti ad una coppia, un uomo e una donna, di rango elevato, di rango principesco. Infatti sono due tombe a carro, nel corredo, cioè delle sepolture, sono presenti anche due carri, simbolo proprio del rango elevato e del prestigio della casata. Anche altre due tombe, la quinta femminile e la sesta maschile, sono due tombe a carro, con la presenza quindi, insieme al ricco corredo funerario, di questi carri, sempre simbolo di rango principesco. Queste due tombe sono databili nel VI secolo a.C. e dunque appartengono probabilmente alla generazione successiva alla precedente della tomba 19 e della tomba 20. E quindi sono due soltanto le coppie che hanno queste tombe con la presenza del carro. E quindi probabilmente due coppie a capo della famiglia e dell'insediamento di Grottazzolina. Le altre tombe presentano un corredo funerario più modesto, ma sempre dotato di oggetti preziosi e particolari, come fibule, le antiche fibbie che servivano ad appuntare i vestiti, e armille, cioè bracciali, collane ed altri oggetti di corredo come il vasellame, sia fittile che metallico. Questa necropoli dunque è appunto composta dalle tombe dei principi che guidavano la gens di Grottazzolina e poi anche comprende le tombe degli altri componenti di questa famiglia allargata e probabilmente anche dei servi che sono sepolti con un corredo decisamente più modesto rispetto alle altre tombe. Oltre alla riproduzione della documentazione di scavo e delle foto dei reperti, la mostra comprende anche dei pannelli con delle foto d'epoca di famiglie del primo Novecento, però adorne dei reperti piceni, addobbati e ornati da gioielli piceni. Si è voluto rifare, riproporre questo fotomontaggio, potremmo dire, proprio per fare un confronto tra il senso di appartenenza ad una casata, ad una gens per quanto riguarda i piceni, e il senso di appartenenza alla famiglia tipica italiana e in particolare di Grottazzolina dei primi del Novecento. Di qui anche la denominazione della mostra Generazioni di Piceni, i Piceni in immagini.